Ciao, spero che l'inquadratura non sia troppo terribile, ma mi sono regolata guardando l'orologio perché così posso provare ad utilizzare la fotocamera esterna ed evitare di avere una qualità video terribile. Comunque, io so di essere un po' noiosa a fare sempre gli stessi video, però io in realtà non so proprio di che cosa parlare perché mi piacerebbe fare i video man cosa mangio in un giorno, ma non mi è materialmente possibile. Spero che non sia storto l'inquadratura, non mi sembra. Non è talmente possibile, nel senso che io lavoro in una scuola, quindi per pranzo non sono mai a casa. E durante il momento del pranzo io lavoro, quindi cioè, proprio servo il pranzo, quindi non mi è più possibile avere cellulare vicino, poter registrare anche solo una mini clip. Non è possibile. Quindi, se avete qualche idea da darmi su cosa potrei, qualche video che piacerebbe vedervi, cosa. Che vi piacerebbe vedere cosa potrei fare, eccetera, fatemelo sapere. Volevo fare allora un tour, visto che ho fatto un po' di aggiornamenti in camera mia e finalmente è completa. E poi direi che era l'unica idea che avevo in realtà. E vabbè, comunque, siamo qui per fare un bel video haul di Primark. La bustona che è andato, e questa è Natalizia. Ho speso 85 euro, che è più o meno la mia media del solito di Primark. Ho preso un sacco di pezzi basic, di cose che proprio mi servivano, più un paio di cose carine che mi piacevano. E allora, cominciamo subito da sopra, che ci sono i pezzi più costosi, diciamo. Ho preso questi jeans, che ovviamente da così non si capirà assolutamente nulla. Comunque, ho preso questi jeans scuri, che è proprio un lavaggio che non ho, che faccio veramente fatica a trovare, infatti si chiama Dark Blue. Il modello è Vintage Slim Straight High Waist, quindi dritti, vita alta. Questi qui sono costati, come vedete, 17 euro. Ho preso una 40 europea, che quindi è una 44 italiana, e sono fatti così, ve li farò ovviamente vedere indossati, ma cioè, sono dritti, abbastanza semplici, niente che mi ha colpito più che altro il colore, perché era come li cercavo da parecchio tempo, mi sono tutto per terra ovviamente. E come sempre, se spero di riuscire, vi farò vedere i capi indossati. E poi su questo ero molto indecisa, alla fine l'ho preso. Ho preso questo maglione zebrato, rosa e rosso, mi piaceva un sacco e mi ricordava un maglione che avevo visto da Stradivarius. Infatti poi, andando a fare un giretto da Stradivarius, siamo andati là di Geo stamattina con mia sorella, e andando a fare un giro da Stradivarius ce n'era uno praticamente uguale come forma, come colori, aveva semplicemente una fantasia diversa, una stampa diversa, aveva dei quadrettini. Questo mi è piaciuto molto di più, sinceramente. Ha le spalle un po' scese, è parecchio crop, cioè mi arriva. Con dei jeans a vita alta mi arriva sopra il jeans, appena sopra il jeans. E comunque questo lo farò vedere indossato. È un bel maglione caldissimo. E questo per essere un maglione di Primark, secondo me è costato parecchio, perché è costato 18 euro. E ho preso una M. Poi voglio iscrivermi in palestra, o comunque iniziare a fare attività fisica, quindi ho preso, sono staccata dalla goccia. Ho preso un paio di leggings non tecnici perché non mi piacciono, comunque fatti così, tipo da palestra. Li togliamo da questo gruccio, che tanto queste qui fatte così non mi piacciono, e di solito le butto. Le altre, quelle dei pantaloni, le tengo. E ecco, fatti così, con le cuciture così, che sembrano molto stile sportivo. Così, questi sono grigi scuri. Le ho prese appunto per fare attività fisica in generale. Questi qui sono color charcoal, quindi carbone, mi veniva. Taglia M sempre, quindi 44-46 italiana. Questi sono costati la bellezza di 5 euro. Questi li ho provati, sono molto comodi. Io preferisco i leggings sia quando lavoro sia quando faccio attività fisica perché mi trovo meglio. E quindi ho preso questi. Infatti ne ho presi anche un altro paio, un altro modello, quelli che prendo di solito costano 3 euro, 3,50 euro, che li uso per lavoro, quelli adoro. Ho preso, come vi dicevo, un po' di basic.
preso due canottiere, queste qui, che non sono canottiere intime, ma io le uso come canottiere intime, che mi piacciono un sacco perché hanno le spalline sottili, ovviamente, come vedete, e sono anche regolabili, quindi perfette. Queste qui costano una sciocchezza, costano 1,80 euro, ho preso sempre una M e ne ho prese due. Poi ho preso un paio di magliettine, una per realtà pensata per uscire e una per uscire o per fare palestra, perché l'ho presa una taglia in più apposta. Questa perché è bella scritta. Ok, devo dire altro. E, color panna, diciamo, la scritta è Bordeaux, sembra quasi il colore dei miei capelli. E, di questo ho preso sempre una M, queste qui è la linea di magliette, quelle che costano una scemenza, 3 euro. E sono sempre delle stampe, delle fantasie molto carine, secondo me. E questa mi piace un sacco. E questa l'ho presa della mia taglia. Poi, della stessa linea, ho preso una taglia in più di questa qui, di questo bellissimo verde. E ho preso questa con scritto New York, sempre stampa stile college, un po' come le felpe che vanno di moda adesso. Di questa ho preso appunto una L, nonostante la M già fosse morbida. Cioè io per uscire probabilmente avrei potuto prendere anche una S, ma questa volendola usare anche per fare palestra, quindi con sotto i leggings, la preferisco un po' più lunga, magari un po' più larga, un po' più comoda. E, ho preso appunto questa, una L, l'ho pagata 3 euro, questa mi piaceva molto. Poi, altri basic. Ho preso due magliettine bianche che io uso per lavorare. Vabbè. Così, semplicissime, dovrebbero essere cotone, fatto utilizzando plastica riciclata, non so se sia un cotone, perché non trovo materiali oggi? No, cotone sì, 65% poliestere, 35% cotone, ne avevo già una e mi piace un sacco, la trovo benissimo per lavorare, sono semplicissime bianche, proprio come servono a me. E anche di questo ho preso una taglia in più perché ho preso una L sempre per lo stesso motivo della maglietta della palestra, così con i leggings li trovo meglio e ne ho prese due e queste costano 2,50 euro l'una. Via. E una delle felpine fantastiche felpate che costano 6 euro che ho già preso varie volte da Primark e mi trovo benissimo, sono un'ottima resa. E questa qui, come vedete, ho preso una S, cioè da Primark una varietà di tagli pazzesca. Comunque ho preso una S e c'è questa stampa con il sole e la luna. Infatti c'è scritto Le Soleil, la luna, perdonatemi, non parlo francese, però immagino che sia francese. E queste qui sono quelle felpe che costano 6 euro. Sono felpate, non sono grossissimissime, non sono super calde. Cioè adesso in questi giorni ci sono 5-6 gradi. È perfetta, mi sta piacendo un sacco anche il colore, è un grigio scuro scuro, anche qua dice il carbone, non sono lo stesso, non è esattamente lo stesso grigio dei leggings, però è un pelo più chiara, comunque mi piace molto. Siamo verso la fine, ho preso un paio di leggings, come vi dicevo, questi proprio neri basic che io uso appunto per lavorare, eventualmente per andare in palestra, fare camminate, eccetera. Questi sono neri, semplicissimi, non hanno proprio niente di particolare, lunghi fino alla caviglia. Di questi ho preso una M, questi qui li trovo comodissimi e fanno anche una buona resa, ne ho già due o tre paia. Non dico che tutte le volte che ci vado ne prendo uno, ma quasi. E questi costano 3,50 euro, cioè che io vi dico. E li adoro, durano tantissimo. Io li cambio, non dico una volta al giorno, ma quasi per il lavoro. E questi sono 95% cotone e 5% elastane, e sono fantastici. Abbiamo finito con l'abbigliamento. Vi faccio vedere una cosina di intimo. Ho preso questa confezione di mutandine di un modello che in realtà di Primark non ho mai provato. Di solito prendevo quelle a vita più alta, quindi le full brief, mi sembra. E di queste invece ho preso un modello short, quindi sono sempre slip ma un pelo più bassi, e
Sono 100% cotone, infatti mi ha colpito molto questa cosa. Sono 4 paia per 4,50 euro e sono due bianche, una bianca leopardata e una grigia leopardata. Le due bianche io di solito le uso per il ciclo, perché così anche se si macchiano vanno in lavatrice a 60 gradi e via. Questa qui potrei sempre usarla per quello scopo lì, ho comunque da tutti i giorni, idem queste qui. E quindi ho detto, vabbè, le provo, vedo come sono. Io con l'esilio di Primark mi sono sempre trovata meglio, ne ho varie paia che ho comprato subito dopo l'intervento, non subito dopo l'intervento, qualche mese dopo l'intervento ancora le uso, anche se mi stanno grandi perché sono troppo comode. Queste appunto 4,50 euro. Sto parlando 11 minuti, dai, siamo peggio. Poi un paio di cose che proprio mi servivano. Ho preso questi, come si chiamano? Archetti di filo interdentale. È una confezione da 32, costa 1 euro. So che inquinano. Sapete dove posso trovare quegli aggeggini in cui si può mettere il filo interdentale così da ricambiare solo il filo interdentale e non dover comprare questi? Perché io non sono capace di usare il filo interdentale, ci provo ma non ci riesco. Quindi, se sapete dove trovare quegli aggeggi, ditemelo cortesemente, grazie. Così smetto di comprare questi. Questi sono 32 e io riscopro i miei mezzi denti solo con questi. 32 e costano 1 euro. Questi qui di Primark, nello specifico, in realtà non li ho mai provati, però già che c'ero, mi servivano, li ho presi. Questi sono il mio salvavita, come vedete ce li ho sempre al polso da quando ho i capelli un po' più lunghi, perché sono anni che ce li ho corti e adesso che sono un po' più lunghi, pensavo che si fosse armata la registrazione, adesso che sono un po' più lunghi questi qui ce ne ho sempre uno al polso. Però come vedete questo è giallo in pratica, cioè, si è un po' rovinato, uno si è rotto perché si è scollato, insomma. Questi qui sono una confezione da 12 e costano 1,50 euro. Mi interessavano gli Invisi Bubble perché tanto fanno la stessa fine in pratica, quindi tutto almeno con 1,50 euro ne compro 12, io preferisco questi qui trasparenti e così sì, ce li ho sempre al polso. Poi, quanto parlo? Avete notato che mi sono regalata per Natale l'Apple Watch? E quindi ho comprato due cinturini. Volevo comprare una custodia per le AirPods, ma ce n'è solo per il modello normale. Adesso ho preso le Pro, quindi niente. E allora mi sono consolata con due cinturini. Il primo è questo, molto molto semplice, color bianco sporco. Deve essere, ecco, usando fibra di wheat, cos'è, grano, se non sbaglio. Comunque è stato fatto usando fibra di grano, quindi riciclato in pratica, ha i dettagli argento come piace a me, per fortuna non ci avevo fatto caso, e ha tipo queste pagliuzzine colorate che sono appunto proprio le fibre, mi piace molto. E c'erano anche le varie misure di questo modello qua, il mio è quello da 40 mm, quindi ho preso il modello 38-40, mi piace un sacco, ed è ovviamente tipo silicone. Questo è costato un po' perché costa 7 euro, però insomma, materiale riciclato, secondo me ci stava. E questo è, secondo me, la cosa più carina che ho preso. Non ero molto sicura, però alla fine ho detto è nero, quindi lo uso. Io mi vesto abbastanza, quasi praticamente sempre di nero, comunque con colori abbastanza neutri, mai stampe strane, insomma, raramente. E quindi ho preso questo, che è troppo carino. Quando vado da Primark, devo sempre a prendere almeno una cosa carina. Gattina, inutile. Ho preso questo cinturino qui di Topolino, che è appunto base nera con le teste di Topolino che formano tipo dei rombi, e poi ci sono anche i topolini colorati. Spero che si veda. Boh, mi è piaciuto un sacco, appena l'ho visto. Speravo che ci fosse la mia misura, infatti erano tutti della mia misura. Perfetto. Questo 5 euro. Basta, la busta è vuota. Ho speso in totale 84,85 euro. State sintonizzati perché domani iniziano i saldi e andiamo subito con mia mamma e mia sorella a fare un bel giro di shopping. Spero di aver fatto compagnia e sì, ci vediamo alla prossima. Ciao!